Nuove segnalazioni al servizio clienti e agli uffici al pubblico di Estra di clienti che hanno raccontato di aver ricevuto a casa la visita di persone, venditori o sedicenti tali, di società di vendita del gas concorrenti che hanno chiesto di vedere le fatture dei consumi per controllare le tariffe. Questi venditori o sedicenti tali, di fronte a dinieghi, rispondono aggressivamente e a volte anche minacciando di chiudere il contatore. L'azienda invita i cittadini a segnalare alle autorità competenti queste persone, a prestare attenzione a chi chiede di consegnare le fatture dei consumi, a valutare bene le offerte relative a metano e energia elettrica e ricorda che si può recedere da un contratto, anche già firmato, senza alcuna spesa. Il personale Estra inoltre si presenta sempre con un tesserino di riconoscimento, con foto e nominativi dei venditori che possono recarsi presso le abitazioni e i negozi. Tali nominativi sono anche regolarmente comunicati alle questure di competenza. Per chiarimenti e informazioni basta chiamare il numero verde 800 128 128 o rivolgersi al punto clienti. L'elenco completo degli uffici al pubblico è www.estraenergie.it. Dal 1 ottobre le bollette del gas metano e dell'energia elettrica sono più leggere per tutti. Lo ha stabilito l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha ridotto i prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica del 3% e dello 0,8%. Estra Energia ha adeguato i prezzi del metano. Il gas, insomma, costa meno per tutti. Il futuro del nostro pianeta è nelle mani dei giovani. Sensibilizzarli al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile è nostro dovere. Insegnare loro come si può produrre energia senza inquinare e senza sprecare le preziose risorse che la natura ci offre è il nostro obiettivo. Investire sui giovani significa investire sul nostro futuro. Energicamente, a scuola di energia con Estra, un'iniziativa per le scuole in collaborazione con Lega Ambiente e Giunti Progetti Educativi. Per info, energicamenteonline.it. Sono 6.569 kg di olio vegetale esausto raccolti e inviati a recupero con Olli, il progetto di smaltimento e recupero degli oli domestici per la produzione di energia, con protagonisti la provincia di Siena, i comuni di Siena e Sovicille, Siena Ambiente, Nova e Estra e Lega Ambiente. L'iniziativa incrementa la raccolta differenziata di oli esausti effettuata in diversi comuni senesi. Siena e il territorio provinciale nel 2012 hanno prodotto 389 tonnellate di compost, hanno smaltito 202 tonnellate di bottiglie in plastica, hanno recuperato 700 kg di materiale e 52 tonnellate di rifiuti, hanno ridotto per 963 tonnellate le emissioni di anidride carbonica, in linea col programma Siena Carbon Free 2015. Aperto anche il sabato mattina, monitor con notizie e informazioni sul gruppo Estra e a breve la possibilità di prendere un appuntamento prenotandosi via web o chiamando il call center. Queste le novità del nuovo punto clienti Estra di Agliana in via della Libertà 11. Concepito per accogliere più comodamente i clienti e offrire nuovi servizi utili, comprese più ore di apertura degli sportelli, il nuovo punto clienti apre il martedì dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13. Sono soddisfatta dei nuovi locali di Estra, dichiara il sindaco di Agliana, Ileanna Ciampolini. In un mercato in continua evoluzione, sottolinea Paolo Abati, direttore generale di Estra, a fare la differenza è la capacità di offrire servizi che rispondano alle esigenze dei clienti. Estra, non a caso, continua a investire negli uffici al pubblico. Il nuovo punto clienti di Agliana è dotato di un tagliacode intelligente per semplificare e velocizzare le operazioni di sportello, mentre un dispositivo collocato agli sportelli offre la possibilità di esprimere un giudizio sul servizio ricevuto. Il risparmio energetico per i soci Coop. Estra e Unicoop promuovono l'installazione di impianti fotovoltaici ad alta efficienza energetica con buoni acquisto regalo per fare la spesa nei negozi Coop. Doppio lo scopo dell'intesa: agevolare le famiglie e i loro bilanci, promuovere la cultura del risparmio energetico. In 3 mesi sono già numerose le adesioni all'offerta fotovoltaico chiavi in mano, preventivo, sopralluogo, previsione sulla produzione, progettazione, installazione e pratiche amministrative. La proposta si compone di 5 diverse taglie di impianto, fino a 6 kW picco, con un rapporto qualità-prezzo fra i migliori sul mercato, da 7.100 euro a 12.900 euro in cambio di buoni spesa da 350 e 650 euro.
L'offerta Unicoop Extra riguarda anche le caldaie. Cambia caldaia per i soci Unicoop, prevede l'installazione di caldaia a condensazione Made in Italy a 1.829 euro in cambio di un buon acquisto di 140 euro. Non solo, con l'opzione pacchetto risparmio a soli 100 euro è possibile includere le pratiche per la detrazione del 65%, l'estensione della garanzia a 5 anni e una sonda esterna che migliora le prestazioni energetiche della caldaia. L'offerta prevede anche lo smaltimento della vecchia caldaia. Studenti e insegnanti, un doppio ruolo per i giovani del liceo musicale Francesco Petrarca di Arezzo, protagonisti con Estra e con la elementare Sant'Etani del progetto L'energia del canto di classe in classe, di casa in casa. Il progetto, reso possibile dalla presenza nel liceo musicale di un ensemble vocale, nasce dall'esperienza dello scorso anno di 20 giovani tutor impegnati in lezione nella scuola elementare. Quest'anno, grazie al contributo di Estra, sono 30 gli studenti che ricoprono il ruolo di tutor in un 11 classi elementari dell'Istituto Comprensivo 4 novembre. Il progetto, che abbraccia tutto l'anno scolastico, prevede anche un calendario di saggi e concerti. Anche Estra è partner della grande mostra al Museo del Tessuto di Prato, che dal 1 febbraio al 15 giugno 2014 racconterà la creatività e il genio stilistico di Gianfranco Ferré attraverso il capo icona della sua capacità progettuale, la camicia bianca. La camicia bianca, secondo me, Gianfranco Ferré, è il titolo della rassegna omaggio al lavoro e al talento dello stilista architetto organizzata dal Museo del Tessuto e dalla Fondazione Gianfranco Ferré. In mostra 27 camicie insieme ai disegni selezionate tra le più straordinarie create da Ferré in 20 anni di attività. Il Museo del Tessuto, con il sostegno di Estra, è stato protagonista di un altro originale evento, il primo concerto per macchine e tessili andato in scena lo scorso 15 novembre. La vita si accende. La vita si accende.
la vita si accende.